Buonasera, sono con la giovanissima campionessa Alice Leoni che oggi è diventata Reserve Champion No Pro livello 1, 2, 3, 4, le ha vinte tutte. Alice, ci parli un pochino del binomio con cui hai vinto, cioè dal cavallo con cui hai vinto, se è un binomio recente oppure se è consolidato nel tempo. Allora sì, il mio cavallo si chiama Tony Strip, Tony per tutti noi, per gli amici, e siamo un binomio relativamente recente perché siamo insieme più o meno da metà settembre, e poco dopo appunto la fine del maturity 2022, e niente, quindi insomma ci conosciamo relativamente da poco tempo. Diciamo i pregi e i difetti? Allora, Tony è un cavallo veramente, cioè penso che si possa definire un once in a lifetime horse, perché è veramente un cavallo che ti dà tutto il cuore che ha, soprattutto in arena, ti trasmette molta tranquillità, è capace di tranquillizzarti molto e non è un cavallo che assolutamente ti mette in difficoltà, quello dei due ti dà una mano, quindi ha un grande cuore. Ed è stato anche il motivo per cui dalle prime volte che l'ho provato mi ci sono trovata benissimo, perché proprio si percepisce che cuore e che carattere ha come cavallo. Diciamo, qual è secondo te la cosa che diciamo, in termini dell'aviatico vi ha un po' penalizzato? Allora, potrebbe essere negli spin lui ha tentato un po', nella seconda serie ha rallentato, quindi magari l'ho dovuto portare un po' alla fine dello spin, e il primo stop invece che entrare direttamente della serie dei tre, invece che entrare direttamente dritto, è entrato un po' in due tempi, però per il resto non posso dirmi più che soddisfatto. Quindi da domani su cosa lavorerai? Da domani, vabbè, come tutte le volte, comunque lavorare molto su di me, perché lui è un cavallo che trasmettendoti tanta tranquillità c'è bisogno di lavorare soprattutto sul cavaliere. Io, non avendo tantissime esperienze soprattutto in campo gara per quanto riguarda gli special e gare di rilievo un po' più importanti, sicuramente manca un po' quella parte mia che devo trasmettere a lui. Giovanissima campionessa, tutti e quattro i livelli, cosa provi? Ah, sicuramente sono molto, molto contenta, perché non me l'aspettavo, soprattutto perché eravamo in, comunque l'ultima uscita è stata fatta ad aprile, dopo il derby, soprattutto dopo il derby 2023, e insomma tornare ad uscire e fare comunque un piazzamento del genere, veramente, cioè, sono molto contenta, perché comunque non mi aspettavo nulla, ero solo comunque molto positiva, molto, soprattutto anche propositiva, quindi sono contenta. Sei giovanissima e nonostante la tua giovane età, diciamo, vanti dei risultati importanti nel passato? Allora, appunto, ritornando sul derby 2023, abbiamo fatto una buonissima qualifica, siamo piazzati in tutti e tre i livelli in cui sono iscritta, e nella finale dato qualcosina storto, però sempre per una mia disattenzione, comunque ci siamo piazzati al terzo posto nel livello 1, quindi sono molto contenta. E per il futuro? Per il futuro sicuramente mi piacerebbe portarlo, se possibile, a qualche altro derby, e comunque di imminente pensiamo al maturity a settembre, alla 23 Quarter Horse, e chissà, magari anche il derby europeo, vedremo. Come ti sei trovato con l'ARAM 2023, con l'organizzazione dell'evento? Allora, dell'evento stesso? Molto bene, io la prima volta che vengo qua giù a Corropoli, c'è un clima veramente di grande convivialità, sono tutti molto disponibili, molto attenti anche alle esigenze, ho visto anche tantissimo coinvolgimento, anche dietro parte, è stato molto carino. E anche tanti stand, quindi mi sono trovata veramente molto bene. Alice, chi ti ha seguito nell'addestramento con il tuo cavallo? Allora, con Tony, fin da subito, mi ha seguito Manu Cortesi, comunque che si trova alla Cortesi Stable di Forlì, e è stato proprio lì che ho trovato Tony, l'ho provato per la prima volta, e
che mi ha aiutato e mi ha guidato nella scelta di questo cavallo, e non smetterò mai di ringraziarlo abbastanza, perché ha capito che poteva essere il compromesso giusto per me, quindi questa cosa per me è stata fondamentale. E soprattutto lo ringrazio, e ringrazio anche tutta la scuderia per il lavoro che fanno tutti i giorni per me, perché io, abitando comunque lontano dalla scuderia, posso andarci solo nei fine settimana, e tutto il lavoro che loro fanno per noi durante la settimana per me è impagabile. Sono veramente, cioè, più veramente il gran merito di tutta questa riuscita è sicuramente molto, molto dipeso da loro. Entrando nel particolare, che cosa ti ha dato? In che senso? Da un punto di vista di trainer, ma allora, sia da un punto di vista tecnico che emotivo, perché comunque sappiamo bene che nel training comunque è importante il multibinomio, quindi sia la tecnica del cavallo, ma anche comunque l'affidamento con il cavaliere, quindi comunque un trainer dovrebbe essere quello che comunque sia da un punto di vista tecnico, ma anche dei consigli emotivi. Certo, allora, sicuramente mi ha dato una grande sicurezza a livello di credere nelle mie capacità, e soprattutto la cosa che non è da tutti è far sì che l'atleta comunque non pro riesca a metterle in pratica, perché un conto è capire di averle, un altro conto è riuscire a poi a metterle sulla pratica e metterle in gara. Quindi per me quello è stato fondamentale, perché comunque lui ha sempre creduto nel binomio e ci ha sempre messo davvero tanto del suo, e quindi per me è stato fondamentale sapere di avere un trainer che credeva comunque in noi. A chi dedichi questa vittoria? Allora, questa vittoria sicuramente la dedico alla mia famiglia, che ha sempre, anche loro, grandissimi sostenitori di me e Tony. E grandissimi miei sostenitori comunque da sempre, e senza i quali non sarei sicuramente arrivata fino a qui, non sarei riuscita ad ottenere tutto quello che ho ottenuto, e quindi li ringrazio davvero, perché sono insostituibili e sono stati fondamentali per tutto. Grazie Alice, complimenti ancora per la tua vittoria, e ti auguro veramente una grandissima carriera. Grazie, grazie mille.